ragazze, come state? Ebbene sì, sono qui oggi per parlarvi delle scoperte del periodo, delle mie scoperte del periodo, non ci posso credere nemmeno io. Ragazze, torniamo a parlare di make up, anzi non di make up ma di skin care, soprattutto e qualcosina di make up sul mio canale dopo tanto tempo in cui non lo facevo. In realtà sono in tutt'altre faccende affaccendate, come sapete se mi seguite e come avete capito e avrete capito se seguite appunto le ultime direzioni del mio canale. Ma non si dica e non sia mai che io abbandoni il tema principale di questo canale, ossia make up, skin care, cura di sé, amore di sé, perché sì, siamo delle casalinghe, ma non siamo disperate. Quindi a una certa mettiamo via i guanti in lattice, il Dyson, e rimettiamoci i nostri tacchi e i nostri bei rossetti. Una cosa che faccio sempre io, anche se non ho tempo in questo periodo perché davvero sto facendo un sacco di cose, stiamo un po' ristrutturando casa, come sapete, vedrete prossimamente. Alcuni lavori, cominciamo, siamo da soli, lo stiamo facendo da soli, è tutto appunto fai da te, ed è tutto veramente un'operazione un po' di riciclo, di riutilizzo di cose che ci sono già. Abbiamo acquistato veramente poche cose, cerchiamo di fare appunto una ristrutturazione utilizzando le nostre forze e soprattutto cercando appunto di spenderci il meno possibile, ma comunque qualche spesa va fatta assolutamente, qualche spesa indispensabile c'è, e quindi un pochino mi sto legando le mani negli altri settori, però avremo il nostro appuntamentino sempre stabile in cui si parla appunto di make up, di scoperte, di prodotti preferiti, di prodotti bocciati, eccetera eccetera, quindi lo sapete che c'è. Al sodo, ragazze, perché vi voglio parlare di alcuni prodotti che ho scoperto appunto nel corso dell'ultimo periodo e che sto amando. Molti di questi prodotti li ho ricomprati già due volte, quindi sono talmente sicura di loro che assolutamente ve ne voglio parlare. La prima cosa di cui vi parlo è questa combo, per utilizzare un termine caro a noi blogger o vlogger o youtuber. Quindi questa combo, che come vedete è finita, ragazze, sta finendo anche questa, vedete, perché è una combo che io ho utilizzato tantissimo, ho ricomprato, amato e che assolutamente vi consiglio. È un set composto da shampoo e balsamo effetto scudo di Yves Rocher, che più precisamente si chiama anti-pollution, ossia anti-inquinamento. Che cosa va a fare questo set, questa combo? Che cosa va a fare? Liberati dai residui che li soffocano, particelle inquinanti, tabacco, prodotti cosmetici, i capelli ritrovano immediatamente leggerezza e brillantezza. Così dice la didascalia qui sulla confezione, e devo dire che effettivamente è vero. Insieme a questa combo va utilizzata, io ce l'ho di là, anche il gommage, che va fatto appunto sui capelli umidi, va lasciato in posa un po', va massaggiato e poi va appunto a dare una sferzata di energia, una botta di vita, fa una pulizia ancora più profonda del cuoio capelluto, e devo dire che mi piace anche quello, però a volte quello lì mi ha dato un po' di reazione allergica in questa zona. O meglio, mi ha dato un po' di prurito a breve termine, che poi anche il giorno successivo si ripresentava. Per questo motivo non l'ho messo in questo video, perché secondo me potrebbe essere un po' ambivalente quel prodotto, nel senso che magari a me piace, a una di voi no, a me fa questo tipo di reazione, a qualcuno potrebbe farla un pochino più forte, non lo so in realtà, però non mi sono sentita appunto di consigliarvelo, mentre questi sì. Assolutamente, perché mi piacciono tanto, li ho utilizzati tantissimo e devo dire che li ricomprerei subito, se non fosse che ultimamente con Yves Rocher, anzi in realtà sempre con Yves Rocher, ho avuto ed ho e continuo ad avere delle bruttissime esperienze, perché quando ordino alle rappresentanti di zona, tra l'altro ho cambiato molte volte rappresentante proprio per questo motivo, mi sbagliano sempre l'ordine, non lo so che cosa succede. Qualcuna tra voi che lavora nel campo mi ha detto che a volte i prodotti ordinati finiscono, non c'è quindi la disponibilità immediata, e pur di fare l'ordine la rivenditrice appunto cambia il codice del prodotto, oppure cambia la fragranza richiesta.
questa cosa mi sembra veramente grave, perché io per esempio ultimamente avevo ordinato 4 burri per le labbra, avevo preso quello al cocco, quello di mirtillo, il lampone non ricordo, uno alla vaniglia e un altro non ricordo di nuovo, però avevo scelto delle fragranze diverse, tutte e 4 diverse, me ne sono arrivate 2 al karité e 2 alla vaniglia, io non volevo questi e me li sono visti davanti, li ho presi perché mi servivano, però sinceramente anche no, non si lavora così. E anche in passato mi è successa la stessa cosa, cioè che io approfittavo di periodi di sconto, acquistavo delle cose sulla base di questi periodi di sconto, quindi questi set in sconto che invece per esempio di 12 euro mi dovevano costare 9 euro, e poi questi prodotti finivano, cioè io facevo quest'ordine, li aspettavo, magari non acquistavo altre cose per aspettare quelli, questi prodotti finivano e mi venivano rifilate altre cose, quindi queste esperienze ripetute tra l'altro nel tempo mi hanno fatto un po' desistere dall'intento di acquistare da Yves Rocher. Però appunto, se capiterà, magari riprenderò questi 2 prodotti perché li ho assolutamente amati. Rimanendo in tema di cura del corpo, ragazze, ho scoperto da poco da Lidl, e questa è la seconda confezione che vi compro, infatti vedrete poi nel video dei prodotti finiti la prima che ho già finito perché me la sono magnata, ragazze, questa linea qui, questa crema fluido di Neoveda Family, perché può essere utilizzata da tutti i componenti della famiglia, quindi anche dai bambini. È una linea eco bio, nutriente rinfrescante. Questa che ho preso io, questa crema, è all'olio di argan, estratto di fiori d'arancio. Devo dire che la sto amando. L'unica cosa è che come tutti i prodotti bio, o almeno per quanto mi riguarda, mi è successo sempre con i prodotti bio, la pesantezza del prodotto fa sì che rimanga appunto la scia e che debba essere massaggiata tantissimo prima di essere assorbita, però a me non importa tanto in inverno, perché poi vado a mettere su la tuta o il pigiama se faccio la doccia di sera, e quindi anzi è ancora meglio che rimanga sulla pelle, perché poi appunto l'effetto del prodotto viene potenziato. Però mi sta piacendo tantissimo, e ho visto che ci sono prodotti anche per i bambini, per il bagnetto, l'olietto, lo shampoo eccetera, li vorrei prendere anche al mio nipotino appena nato, vediamo un po' come ci si trova mia cognata, e poi vi farò sapere. Comunque questa assolutamente ve la consiglio, questa linea qui in generale. Voi l'avete vista da MD, l'avete presa, avete provato qualcosa, speriamo che MD non la tolga, anche perché si sta dirigendo in una bella direzione MD. Ultimamente mi sta dando delle belle soddisfazioni che ben presto scoprirete. Rimanendo in tema cura del corpo / neonati bambini, ho riscoperto in questo periodo, perché queste le utilizzavo una volta, le avevo utilizzate già tempo fa, però poi erano scomparse, non riuscivo più a trovarle. Di recente le ho ritrovate, le ho viste in giro e le ho prese. Sono le salviettine di Trudy, che a parte la bellezza del pack, che rende veramente questo piccolo gesto di pulizia quotidiana anche molto molto coccoloso, vedete. E la cosa che mi piace di queste salviette è il profumo che secondo me è inimitabile, sa proprio di bambino, sa proprio di pulito, mi piace un sacco, e proprio per questa cosa le acquisto, le ho acquistate anche perché mi ricordo un periodo bellissimo della mia vita, e le utilizzo per ovviamente lavarmi le mani quando sono in giro, le porto in borsa, sì, questa mappazzona la porto in borsa, però ho visto che ci sono anche le confezioni più piccoline, quindi prossimamente prenderò quelle. E quindi detergo le mani nel caso che ci sia bisogno, però può essere utilizzata anche per il viso, per rinfrescarsi, e poi siccome molte volte i miei nipotini escono con me, quando c'è bisogno appunto prendo, estraggo e do ed elargisco, quindi assolutamente le amo, ma più senso. Scopertona del periodo, ragazze, è questo qua, che è, tenetevi forte, un dentifricio, ed è della linea Forever Living, che ultimamente ho scoperto perché sto facendo il programma Detox C9, di cui vi parlerò poi in un prossimo video, non accumuliamo troppe nozioni in questo. Mi è stata inviata anche la linea skincare di Forever Living, e questo dentifricio io l'ho utilizzato la prima sera e me ne sono assolutamente assolutamente innamorata. I prodotti sono tutti all'aloe, questo qua si chiama Bright Aloe Vera Tooth Gel, ed è un prodotto anche questo bio, al sapore di menta, ma la cosa che
mi ha colpito tantissimo, a parte il potere sbiancante sui denti, è la sensazione di pulizia, è la sensazione di alito fresco che persiste, perché resta proprio un alito fresco. Sentite proprio la sensazione di pulizia, di freschezza, e io adesso andrò a tagliare con le forbici questa piccola confezione e a utilizzarla tutta. Questo è un prodotto che voglio assolutamente ricomprare in full size perché ho adorato. Poi, altra scoperta del periodo, ragazze, è questo olio qui, ed è l'olio di Caloderma, olio di mandorla per pelle secca e molto secca, che ultimamente ho soprattutto sulle gambe, e io l'ho preso perché ho molto freddo quando esco dalla doccia, e quindi dopo essermi asciugata, stare là appunto a spalmarmi, a massaggiarmi con le creme, mi viene un po' difficile in questo periodo, quindi preferisco, quando sono ancora in doccia, sotto il getto appunto dell'aria calda e con i vapori, andare a cospargermi di olio e poi asciugarmi direttamente. E questo è un ottimo olio da utilizzare in questo modo, in questo senso, perché si asciuga bene, non lascia residui e soprattutto non lascia residui anche sulla vasca, perché a volte può essere pericoloso utilizzare gli oli in vasca o in doccia, perché appunto si depositano sulla base e quindi tendete e quindi si potrebbe scivolare, cosa molto pericolosa. Questo qua non lo fa, perché resta sulla pelle, si assorbe bene e poi praticamente quando vi andate ad asciugare trovate subito un effetto di sollievo, le gambe sono molto più lisce, molto più idratate, ed è anche abbastanza buono l'inci, quindi ve lo consiglio assolutamente. Un altro prodotto bio che vi consiglio è questo qui, però ragazzi, sembra che io mi sia convertito al bio, in realtà non è così, è capitato così, lo sapete, io faccio un uso consapevole dei prodotti, in questo periodo è così e questi vi mostro. Quindi questo è l'olio viso di Omia, che cercavo, l'avevo cercato da tanto, non riuscivo a trovarlo, ultimamente l'ho visto e quindi ho detto no, lo devo prendere assolutamente, ed è l'olio Eco Bio Azione Entità Illuminante Mandorla e Malva, 0% siliconi, coloranti, parabeni, oli minerali. Questo olio io lo utilizzo la sera, fatto così, vedete, è fatto con una pipetta che preleva il prodotto, poi voi mettete le gocce sulla mano e andate a portarlo sul viso e a massaggiarlo sul viso stesso. Io lo utilizzo la sera per il semplice motivo che durante il giorno sto finendo un altro prodotto, un altro siero che mi piace tanto e che devo assolutamente finire, ovviamente sapete che sono fissata con lo smaltimento dei prodotti, però la sera prima di andare a letto metto questo, faccio un bel massaggio, la mattina mi sveglio con un viso molto più rilassato, turgido, insomma. Mi sta piacendo tantissimo e lo trovo anche valido come base trucco questo olio qui, quindi ve lo consiglio tantissimo. Anche questo mi pare di averlo trovato in sconto, mi pare di averlo pagato 8 euro, quindi c'era un 10% di sconto, pochissimo. Comunque sinceramente, per essere un olio, per essere bio e per essere così valido, ha un ottimo rapporto qualità, ha un ottimo rapporto qualità prezzo, perché poi mi cazziate se sbaglio non sia mai che si possa sbagliare su questo canale, ragazze, in questo canale errare non è umano. Scopertona del periodo, ragazze, soprattutto perché ho trovato questi smalti, quindi vi ho detto già, vi ho spoilerato già di che prodotto si tratta, quindi di che categoria si tratta. Li ho trovati all'interno di una profumeria del mio paese, quindi mi ci sono fiondata, e per ora ho preso questi due, che anche questi sono in combo quindi con una combo iniziata e con una combo finisco, perché sono questi smalti di Essie, che sono quelli tra l'altro che indosso anche oggi sulle mani e che sono assolutamente strepitosi. In particolare vi voglio consigliare questo qui, che è il Top Coat, questo fatto così, però in queste bottigliette ergonomiche dal design tridimensionale, e questo è il Top Coat, che dà un effetto, ragazze, sull'unghia non soltanto bello esteticamente, perché sembra proprio che voi abbiate una ricostruzione, che abbiate il gel sulle unghie, ma le va proprio a proteggere, a rendere più forti. Lo smalto non si sbecca, rimane su tantissimo. Io quando vado a levarlo poi con il solvente e il dischetto di cotone devo stare veramente 3 ore a toglierlo, perché si fissa tantissimo sull'unghia, protegge l'unghia, secondo me appunto un effetto rinforzante anche. Quindi ragazze, ve lo stra consiglio, e se trovate queste combo, ragazze, prendetele, perché sono validissime, e a 11 euro vi ritrovate due smalti di Essie, queste qua, ecco, erano in questa confezione. Mi sono trovata benissimo, vi consiglio tantissimo questo Top Coat. Bene,
Detto questo, ho detto tutto, ragazzi, ho finito. Queste erano le mie scoperte del periodo. Spero che questo video vi sia stato utile. So che attendete sempre questo tipo di video sul mio canale. Forse il video delle scoperte, di cui sono fiera. Fiera. Inventrice, lo dico sempre e lo ribadisco sempre, perché poi ha spopolato, l'hanno fatto tutto, ma all'inizio fece una collaborazione con Kia Screech e lanciammo questa tipologia. L'idea fu mia, lo può confermare Chiaretta, se mai mi guarderà ancora e se mai si paleserà qui tra noi umani e canali così di bassa lega. Però è vero, questa è la verità, io la verità la dirò sempre, la verità rende liberi. Quindi ragazze, sono fiera di averlo fatto, sono fiera che mi piaccia sempre e sono fiera soprattutto di aver avuto delle scoperte da condividere, perché se non ce l'ho, che lo faccio a fare il video, che lo faccio a fare? Detto questo, io ho detto tutto, vi mando un grande bacio, vi invito su tutti i miei social che compariranno qui, come ormai sapete, ormai siete allenate a tutto. Vi mando un grande bacio, ricordatevi che voglio bene, quindi vogliate bene anche voi, ci vediamo presto con prossimi video, vedrete come stravolgerò tutto, perché non basta stravolgere la vita, bisogna stravolgere poi tutto quello che c'entra nella nostra vita. Ciao!